Pollicioni verdi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video che fa parte di una serie di video dedicati alla semina di un prato nuovo. Nelle puntate precedenti, nei video precedenti, se non ricordo male ne abbiamo fatti tre, abbiamo fatto prima un'introduzione generale, abbiamo parlato del diserbo preventivo, abbiamo parlato poi della lavorazione del terreno, della preparazione del letto di semina ideale. Ed oggi parliamo della falsa semina. Allora, sediamoci un attimino perché va spiegato bene. Uno dei problemi principali che si hanno quando si crea un prato nuovo, quando si semina un prato nuovo, è l'arrivo delle infestanti in quel lasso di tempo nel quale avviene la germinazione e il prato cresce fino al primo taglio. È un arco di tempo che può essere anche abbastanza lungo, può essere ad esempio di 4 settimane. In questo lasso di tempo il problema principale è che possono arrivare le infestanti. Le infestanti che potrebbero essere presenti nel terreno oppure le infestanti che vengono portate dall'aria, ma molto spesso nella fase di semina, cioè nelle prime 2-3 settimane, quello che succede è che germinano le infestanti che sono ancora presenti a livello del terreno. Ed ecco che per ovviare a questo problema, per creare una finestra di tempo il più possibile lunga, libera dalle infestanti, si procede appunto con questa tecnica, la falsa semina. Una tecnica agronomica caduta in disuso, che richiede un po' di pazienza, ma i cui risultati sono veramente eccezionali. E allora vediamo di che cosa si tratta, vediamo che cos'è la falsa semina. La falsa semina, molto semplicemente, è una tecnica che dopo aver preparato il terreno, ovvero dopo averlo lavorato, dopo averlo tirato, dopo aver rimosso tutto lo scheletro, ovvero quando siamo praticamente pronti a fare la semina, quando siamo praticamente pronti a stendere ad esempio uno strato di terriccio per creare il letto di semina ideale e poi procedere alla distribuzione delle sementi e alla rullatura. Ecco, prima di queste ultimissime operazioni finali dobbiamo fare una cosa molto semplice. Dobbiamo solo far finta che le sementi ci siano. Dobbiamo cioè iniziare ad irrigare quel terreno come se le sementi fossero messe a dimora. L'umidità e la temperatura faranno sì che nel giro di qualche giorno, può impiegare anche una settimana, le ultime infestanti che sono presenti nel terreno inizieranno a germogliare. A quel punto il gioco è fatto, perché basterà successivamente eseguire o un semplice diserbo rapido di quelli con acido pelargonico, oppure una sarchiatura, una lavorazione superficiale del terreno che serve appunto ad eliminare completamente queste piccole infestanti. Come ti ho detto, questa ultima operazione di rimozione io sono solito eseguirlo con un diserbo a base di acido pelargonico oppure con attrezzi appunto come semplicissimi sarchiatori oppure degli attrezzi un po' più elaborati tipo questo qua. Sia chiaro, puoi anche utilizzare dei normalissimi rastrelli per andare a fare una raccolta, soprattutto quando queste infestanti sono veramente in superficie, cioè hanno emesso delle piccole radici, per cui con una rastrellata riusciamo a raccoglierle. Insomma, va tutto bene: disseccamento, sarchiatura, rastrellatura. La cosa importante è toglierle di mezzo. Questa rimozione finale, questo ultimo passaggio, farà sì che quel terreno sia veramente pulito, veramente libero dagli infestanti, che perciò impiegheranno parecchio tempo a ritornare presenti. Durante quel tempo succederà che il prato nascente, il prato nuovo, appunto nascerà, crescerà, occuperà gli spazi presenti e quindi creerà un ostacolo naturale alle infestanti stesse, che oltre che non trovare spazio verranno poi messe in ombra dal prato che nasce. Cosa importante è appunto creare un lasso di tempo il più lungo possibile nel quale il terreno deve essere libero dalle infestanti. Qua vicino al nostro fido irrigatore facciamo due parole sulla modalità di irrigazione durante la falsa semina, che in realtà è del tutto identica all'irrigazione che si fa se ci fossero le sementi. Si tratta di mantenere costantemente umido il terreno
24 ore su 24 per 5, 7, 8 giorni. Potrebbe significare dover accendere l'impianto di irrigazione anche più volte al giorno. Il trucco appunto è solo quello di controllare che il terreno non si asciughi, e la buona notizia è che è facile capire quando il terreno si asciuga perché basta osservarlo. Qui ad esempio si nota molto bene il terreno, le parti umide e le parti invece che si sono asciugate. Ecco, questo è l'indicatore che dobbiamo accendere nuovamente l'irrigazione, dobbiamo andare a bagnare nuovamente. Dopo un po' di giorni che stai bagnando, ecco quello che succede: inizieranno a spuntare le prime foglioline delle infestanti, segno che la falsa semina sta facendo il suo lavoro. Nel frattempo che aspetti che le infestanti germinino, ovviamente puoi non stare con le mani in mano. Ad esempio, io utilizzo questo periodo di tempo, solitamente circa una settimana, per fare le rifiniture, per ad esempio raccogliere lo scheletro in eccesso, un po' i sassolini, e preparare tutto quanto il materiale poi alla semina vera e propria. È del tutto evidente che dopo aver fatto la falsa semina, dopo aver diserbato nuovamente, rastrellato, sarchiato via tutte quante le infestanti, dovremmo procedere il più rapidamente possibile con la nuova semina. Generalmente l'operazione finale di diserbo, di raccolta degli infestanti e la stesura del terriccio, distribuzione delle sementi, rullatura, distribuzione del concime e poi irrigazione di semina dovrebbe essere fatta tutto quanto nello stesso giorno o comunque in tempi molto ravvicinati. Questo discorso del tempismo è effettivamente il punto chiave, quello che permette alla falsa semina di raggiungere la sua massima efficacia. Spero di averti fatto capire l'importanza e la semplicità di esecuzione di questa tecnica. Nella descrizione di questo video ti ho inserito una serie di link di approfondimento a questa stessa tecnica, ma soprattutto alla strategia di semina del metodo Best Prato, una strategia che ti permette veramente di creare un prato sano, forte e bello in pochissimo tempo. E con questo è veramente tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!